Andiamo via questa iniziativa di oggi dedicata al che abbiamo pensato di organizzare in occasione del 200° anniversario della nascita di Bakunin. È un'iniziativa nata ci è stata proposta come laboratorio Lapsus dal professor Del Corno, da Davide, dalla casa editrice Deutera, e che abbiamo accettato molto volentieri di tenere diversi motivi che non è forse il caso di star qui a spiegare, perché spero emergeranno durante l'incontro stesso. Però il fascino di un personaggio storico e politico come Bakunin era irrinunciabile, quindi davvero abbiamo accettato molto volentieri e ringraziamo sia il professor Del Corno sia la casa editrice Elettra. Tra l'altro vi segnalo da subito che i libri che l'occasione è stata quella di, appunto, della presentazione di alcuni libri che dirò dopo, e sono tutti acquistabili al banchetto che vedete qui di fianco. A prezzo politico. Esatto, a prezzo politico, quindi per chi fosse interessato. Ci sono anche poi i CD e i dischi. Esatto, ci sono anche i CD adesso. Altro ringraziamento. Quindi hanno un contenuto politico a prezzo assolutamente capitalista. Esatto, posso dire storico, cantautore, musicista, libertario, e con questa parola storico che vuoi rivelare nei 40 anni? No, in realtà è per la dedizione con cui partecipa sempre a tutte le iniziative che gli vengono proposte, dalle le più varie, sempre con grande disponibilità economica, esatto, anche rinnovando, se vogliamo, un po' lo spirito del personaggio per cui siamo qui. Io in realtà non voglio farla troppo lunga, perché abbiamo un bel parterre di ospiti qui con noi oggi, che verrà accompagnato tra un intervento e l'altro dalle incursioni musicali di Alessio, per cui un'iniziativa proprio anche, più speriamo più possibile, vivace. Io per cui, oltre che fare gli onori di casa, non faccio altro che presentarvi gli ospiti di oggi, che appunto ci introdurranno alla figura del personaggio di Bakunin. Abbiamo con noi il professor Del Corno, che credo tutti conosciate, docente della nostra università, delle dottrine politiche, il professor Carlo De Maria, professore dell'Università di Bologna, anche lui di storia delle dottrine politiche. Purtroppo non può essere con noi per un grave problema familiare il professor Pezzicca, che però si... Molti di loro conoscono, perché è venuto a tenere una lezione. Perfetto, molti di loro conoscete, anche lui storico libertario e curatore di tantissimi libri. Per cui piace l'Italia di Bakunin. Esatto, per cui la nuova edizione dell'Italia di Bakunin. Purtroppo non ha potuto essere con noi, però si è impegnato, e questo lo dico anche a voi, a rifare un'iniziativa da un'altra parte alla sua presenza. Quindi se la cosa vi piacerà e funzionerà, questa è una minaccia di vostra, esatto, è una minaccia di vostra presenza. Presenti, ultimo ma non meno importante, David Bernardini. Dottore di ricerca all'università di Teramo, ma milanese d'origine. Milanese, una parola grossa, della bassa. Quindi qui è ancora più legato alla storia di Bakunin, più vicino alla storia di Bakunin. Io niente, non faccio altro che ringraziare voi per la presenza. Lascio la parola direi al professor Del Corno, che interviene per primo. Io ovviamente, in realtà, grazie Martino, e ho solamente un compito introduttivo a questa giornata. Il motivo, ce l'ha già detto Martino, il motivo per cui siamo qua. Il 30 maggio di 200 anni fa, in un paesino vicino a Tver, nella Russia centrale, il 30 maggio del 1814, nasceva questo grandissimo personaggio che era Mikhail Bakunin. La giornata di oggi non sarà principalmente relativa alla vicenda biografica e al pensiero politico di Bakunin, perché di Bakunin ne ho parlato a lungo in classe, siccome questo incontro è anche e soprattutto rivolto ai miei studenti. Diciamo, la dimensione della vicenda biografica e della traiettoria biografica del pensiero politico lo darei
per concluso. L'occasione di oggi è, partendo dalla presentazione di due volumi, vedere un po' qual è stata l'influenza di Bakunin in Italia. Bakunin viene in Italia due volte principalmente. La prima volta, quella che va dal 64 al 63, trascorre tre anni della sua esistenza in Italia, e sono tre anni molto proficui per la sua formazione politica ed esistenziale. Viaggia l'Italia in lungo e largo, e arriva in Italia in momenti fondamentali sia per la sua vicenda biografica, ma direi piuttosto anche per la storia dell'Italia. 64, l'Italia è appena unita, si è appena concluso o si sta concludendo il processo unificatore e risorgimentale, che poi verrà ovviamente concluso nel 66 dalla terza guerra di indipendenza, e poi successivamente nel 70 dalla breccia di Porta Pia, il 20 settembre del 70 dalla breccia di Porta Pia. È un'Italia neonata, una società italiana che ancora si sta formando, sono delle istituzioni politiche che stanno lentamente prendendo piede. Ma Bakunin nota da subito, di primo impatto, come vi sia una sostanziale distanza fra il paese legale appena formato e il paese reale, che invece non si è ancora formato, ossia c'è un distacco fra istituzioni e società, e la società non ha ancora compreso pienamente ciò che è stato, ciò che è successo, e lo contesta. Bakunin coglie bene la contestazione che è presente nell'Italia di quegli anni, è una contestazione più sociale che politica. Politicamente è vero, ci sono ancora frange di mazziniani, di radicali, di federalisti, di repubblicani, che però, come dire, sono minoranza, che non riescono in nessun modo a interferire su il processo amministrativo istituzionale in atto, che porterà inevitabilmente ad una soluzione accentratrice, monarchica, liberale, moderata. L'Italia che si sta ribellando, che si sta veramente ribellando, che è sull'orlo di ribellarsi, secondo Bakunin, è l'Italia del Quarto Stato. L'Italia del Quarto Stato, che è rappresentata per motivi storici, ma principalmente economici, principalmente dai contadini e non dagli operai. Bakunin osserva bene la disperazione, la rabbia, le condizioni di estrema indigenza dei contadini, e prospetta come prossima una rivoluzione sociale. Lo scrive in maniera molto chiara, vado a prendere la citazione, lo scrive nel 1873, il titolo originale dello scritto è stato Anarchia, giustamente, e qui è un riferimento all'Italia. L'Italia, proprio come la Spagna, è assai vicino a una rivoluzione sociale. Anche qui, malgrado gli sforzi dei monarchici costituzionali e gli spazi tanto eroici quanto vani dei due grandi condottieri Mazzini e Garibaldi, l'idea statalista non riesce e non riuscirà mai ad attecchire, perché è contraria allo spirito, all'istintiva aspirazione, ai concreti bisogni materiali dello sterminato proletariato rurale e urbano cittadino. A queste considerazioni Bakunin lega quelle sul brigantaggio. Il fenomeno del brigantaggio, secondo Bakunin, non può essere squalificato come mero fenomeno di revanchismo clerico reazionario nei confronti dell'Italia. Il fenomeno del brigantaggio è la spia di un enorme malessere che sta investendo la società italiana. Società italiana che ha un netto rifiuto nei confronti delle istituzioni. C'è una contrarietà da parte della società italiana nei confronti dello Stato. Per questo motivo Bakunin pensa che lo Stato non si riuscirà mai ad imporre sulla società italiana. Sono considerazioni, come dire, molto lungimiranti quelle di Bakunin. Bakunin le fa nel 64, questa differenza tra paese legale e paese reale. Poi queste considerazioni, come sappiamo, investiranno buona parte degli intellettuali italiani anche in tempi a noi più recenti. Bakunin in questi tre anni viaggia appunto per lungo e largo per l'Italia, Torino, Firenze, va a Caprera dove abbraccia Garibaldi, si stabilisce per una buona fetta di questi tre anni a Napoli, ma soprattutto Bakunin in Italia tesse una fitta rete di
contatti, di amicizie, di rapporti, tale che si può affermare con sicurezza che la prima generazione, questo ce lo dirà meglio De Maria, la prima generazione di anarchici italiani sia, per così dire, una generazione bakuninista, fortemente bakuninista. Io non voglio prendere altro spazio perché anche oggi ho parlato a lungo a lezione e vorrei far parlare soprattutto i due ospiti, i due interlocutori e cantare a lezione. Però siccome il mio corso di oggi verteva su Mazzini e Bakunin, anche Marx, e gli ho messo in luce quali profonde differenze dal punto di vista del pensiero politico ma anche della prassi politica vengono fra Mazzini e Marx, proprio oggi abbiamo affrontato la polemica di Bakunin nei confronti di ogni forma di democrazia repubblicana, mi piace però concludere questo mio brevissimo intervento prima di lasciare spazio a Lega, a cui avrei una richiesta, se te la inizio a fare, siccome si parla molto. Sì. Ti dai subito quanto tu subito? Subito, perché volevo dire quando macchina alcuni muoveva, ma così invece introduci. Ma volevo prima di dare spazio, se sei d'accordo. D'accordissimo. Si ha sempre libertà, insomma, non ci si impone, ma si propone. Ecco, volevo appunto concludere questo mio primo intervento, posto appunto tutte le differenze ideologiche, pragmatiche, politiche che c'erano fra Mazzini e Bakunin, come però fra i due personaggi vi fosse un profondo rispetto. Ecco, questo è quello che Bakunin dice di Mazzini: l'uomo è stato sublime, possente, irresistibile. Il suo programma ha ridestato tutto un popolo da una mortale letargia. Entrambi, Mazzini e il suo programma, meritano il rispetto e l'ammirazione dei loro contemporanei e un posto glorioso nelle pagine di storia. Ma oggi la nazione si è risvegliata, vive e vuole, e poi, come dire, confuta e fa pezzi il programma mazziniano, come peraltro abbiamo già visto oggi all'inizio. Quello che mi premeva dire che comunque fra i due personaggi, fra le due persone vi fu questo rispetto. Questo rispetto che è testimoniato anche dal fatto che quando Bakunin si reca a Firenze è Mazzini che gli trova un alloggio presso un amico, scrivendo a questo amico, dice: verrà un mio amico, si chiama Bakunin, per favore trattalo bene, ospitalo bene perché è mio caro amico. Al di là di questo, non è buonismo tra i due personaggi, è, come dire, condivisione di una uguale traiettoria esistenziale che per i due personaggi è una vera e propria vocazione alla rivolta. Mazzini e Bakunin sono due rivoluzionari. Bakunin poi a un certo punto muore e viene sepolto. Alessio, la tomba di Bakunin. Anche io a mia volta, però, mi piace in qualche modo giocare all'introduzione. Ciò che c'è di bello nelle canzoni, ritengo, almeno in queste canzoni cosiddette sociali, non è che abbiano testi più o meno importanti rispetto a quelle che normalmente girano per radio, ma uno dei suoi virtù è che ascoltandole, ma soprattutto cantandole, in realtà si entra in un clima. Volevo perciò provare un attimo ad avvicinarmi questo clima qui, suggerendo due canzoni che in qualche misura Bakunin avrebbe persino potuto ascoltare, entrando quindi in quel clima. Se non altro, la canzone è stata richiesta, è una gentilissima richiesta, piena, ecco, posso dire, di approvazione rispetto a una mia canzone piuttosto antica, che però, siccome l'ho scritta praticamente nella post-adolescenza, quando c'è la passione per tutto ciò che riguarda tombe, cimiteri, insomma. Poi man mano che si rischia di avvicinarsi alla morte ci si allontana dal tema. Si è stati tutti romantici. Poi chi resta a scrivere poesie diventa un po' meno romantico. Sì. Però voglio dire, uno degli elementi, una delle cose che mi piace, dire, quel momento sul quale sia Bakunin che Marx, no? Avranno in qualche modo da rivedere in modo anche opposto, però quel momento che ancora innamora per una comunanza è per l'appunto la Comune di Parigi. In questo momento
centrale. Una delle cose che più mi ha affascinato nella mia ricerca del Comune di Parigi è che il suo inno, il suo principale inno, è in realtà una canzone d'amore che, se noi non sapessimo che è un inno della Comune di Parigi, che è stato scritto dal sindaco del 16° arrondissement, allora Jean-Baptiste Clément, e noi potremmo pensare che è solo una canzone d'amore, anche se nasconde. E questa canzone si chiama Tanzerisa e anche melodicamente secondo me è bellissima. Allora faccio un pezzettino di questa e insieme faccio un pezzettino di un'altra canzone il cui titolo originale riguardava proprio l'esame che avrebbe dovuto sopportare un volontario, ma che noi conosciamo con un titolo più sbrigativo di Dimmi bel giovane. Quand vous en serez au train de cerise et que le Seigneur et Merle Moquet seront tous en fête, les belles auront la folie en tête et les amoureux le soleil au cœur. Quand vous en serez au temps de cerise, sifflera bien bien de merle mon cœur. Mais il est bien court le temps de cerise, où l'on s'en va de cueillir un ravin de pendant d'oreilles. Cerise d'amour, robe pareille, sous la feuille, une goutte de sang. Mais il est bien court le temps de cerise, pendant de corail qu'on cueille en revin. Dis-mi, bel giovane, onesto e biondo, dis-mi la patria. Bakunin, la biografia di Kamenevsky, Bakunin, vita di un rivoluzionario,
E arrivato alla fine, dopo tutta l'esaltazione di quest'anima inesausta che affronta, ma quindi è un personaggio generoso anche gigantesco fisicamente, oltre 1,90 m, largo 1,90 m e profondo quasi altrettanto, insomma, non solo in senso morale, ma anche in senso fisico, insomma, una specie di armadio a cui veniva anche male travestirsi, per esempio, cosa che loro era indispensabile. Avendo letto queste robe qui, quindi essendomi anche esaltato per questo personaggio romantico e ingenuo nella vita, molto più che nel suo pensiero in realtà, a un certo punto lui, ormai vecchio e malandato, era morto, ridotto quasi all'immobilità, e quando una volta morto, quando andarono a registrarne il decesso, credo che fu proprio il suo allievo Jean Guillaume a farlo, si ritrovò di fronte un impiegato che diceva: ma questo va a dire Aleksandrovich Bakunin, russo, eccetera, nato dove è nato, morto dove è morto, dice, ma di mestiere che faceva? Che è un problema, che insomma un rivoluzionario all'epoca, cioè di mestiere non faceva, cioè era un filosofo, era un pensatore, ma insomma non aveva mai insegnato in nessuna università. Ora noi ce lo riportiamo a forza in questa università, ma chissà. Oppure alla fine viveva in un piccolo appezzamento di terra a suo nome, e quindi venne scritto, Jean Guillaume venne consegnato all'immortalità da quel documento come possidente. E l'uomo che aveva lottato tutta la vita contro una proprietà, così si trovava questo piccolo insulto, e allora disse: qui va fatta una canzone per questa tomba inquieta. Per cui, anche se il titolo così un po' ossianesco e quindi un po' cupo, Bakunin, la mia realtà era voler proprio dire quanto di quell'indignazione magari agita quella terra. Riposo all'ombra del silenzio che ora sento, riposo all'ombra del cemento, riposo all'ombra del potere più assoluto, quello che ho sempre combattuto. Riposo all'ombra di quel vostro essere schiavi, ciò che vi ha sempre inginocchiato. E siete voi le porte e non avete chiavi. Riposo all'ombra dello Stato, solo per la libertà sono nato un giorno e sono vissuto ed ho lottato ed ho perduto, solo per la libertà sono nato un giorno in mezzo a gente che non vuol sentire niente, solo per la libertà ho alzato in piedi la rivolta ad ogni strada e ad ogni svolta, solo per la libertà. Riposo all'ombra dei miei compagni uccisi, nel tempo che poi ci ha divisi, nel vostro sguardo che sul mio si posa, su qualche foto polverosa. Riposo all'ombra del vostro smorto oblio, riposo sempre senza pace, sempre padroni, c'è sempre qualche Dio che opprime un popolo che tace. Solo per la libertà in tutto il mondo ho sempre corso e senza l'ombra di un rimorso, solo per la libertà ho rifiutato casa ed oro ed il potere ed il lavoro, solo per la libertà di un mondo che non la voleva, ma poi in catena piangeva, solo per la libertà. Riposo all'ombra di chi crede che io sia stato un sognatore o un esaltato, posso ne-
amato ed orrontato, non per essere studiato, solo per la libertà. Se non potevo tirar sasso, ho camminato nuovi passi, solo per la libertà, contro ogni forma di potere. C'è chi ancora lotta in questa stanza, e c'è chi chiede, e c'è chi vuole, e allora un raggio luminoso di speranza mi fa riposare al sole, mi fa riposare al sole. Ringraziare Alessio per questa canzone, però una precisazione l'ho fatta per i miei studenti. Lui a un certo punto una canzone dice: non ho lottato per essere studiato, ma voi invece avete studiato. No, è una battuta, ovviamente. Ecco, si è detto degli incontri, delle conoscenze, della fitta rete che Bakunin intesse la sua esperienza italiana, proprio una sedia di anarchici Bakunin, si può dire. Ecco, di queste ci parlerà Carlo De Maria, sta appena stato presentato, ha iniziato, perché non so a dire chi è, così non perdiamo tempo. Buongiorno, grazie. Ringrazio molto l'amico Nicola Del Corno per l'invito a questa bella iniziativa e sono grato anche ai ragazzi del laboratorio Lapsus per l'organizzazione ottima di questo evento. Io vi parlerò della prima internazionale in Italia con particolare attenzione alle generazioni, alle biografie e ai luoghi della prima internazionale in Italia. Partendo da una domanda, insomma, chi erano e da dove venivano gli internazionalisti italiani? Beh, innanzitutto gli internazionalisti italiani appartenevano essenzialmente a due generazioni. La prima generazione era quella nata tra gli anni 20 e 30 dell'Ottocento, che aveva alle spalle, che aveva già alle spalle l'impegno patriottico risorgimentale. La seconda generazione è quella dei nati negli anni 50 dell'Ottocento, cioè coloro che erano troppo giovani per aver partecipato al Risorgimento, ma che vissero in pieno le fratture, le contraddizioni dello Stato unitario. Bisogna partire anche dalla consapevolezza che l'impresa non convenzionale di Garibaldi del 1860, quella che portò alla liberazione delle regioni meridionali, aveva creato un grosso clamore a livello. In sostanza sembrava che con l'impresa garibaldina del 60 ci fosse una ripresa importante del movimento popolare democratico dopo la sconfitta delle rivoluzioni del 1848-49. Questo è importante ricordarlo perché Bakunin arrivò in Italia nel 1864, lo ricordava già Del Corno, arrivò in Italia perché era attratto dal mito di Garibaldi. Un mito che era arrivato fino alla Siberia, dove Bakunin, fino a pochi anni prima,
era stato confinato dalle autorità zariste. Quindi la figura di Garibaldi si staglia subito in maniera molto importante. Bakunin giunse in Italia nel 64, si fermò brevemente a Firenze e si stabilì per un paio d'anni a Napoli. Dopodiché nel 1867 si spostò in Svizzera, ma mantenne sempre un canale di comunicazione molto importante con l'Italia. Ecco, in quei due anni passati a Napoli, Bakunin pose le basi del movimento internazionalista in Italia e trovò ascolto soprattutto nella prima generazione a cui facevo riferimento prima, cioè quei militanti democratici e repubblicani nati negli anni 20 e 30 dell'Ottocento, che quando incontrano Bakunin alla fine degli anni 60 hanno circa tra i 30 e i 40 anni. Faccio riferimento a figure come Giuseppe Fanelli, che era nato nel 27, o a Carlo Gambuzzi, che era nato nel 37. Fanelli era stato coi 1000 di Garibaldi che sbarcarono in Sicilia. Gambuzzi nel 62 era stato insieme al generale nella battaglia di Aspromonte. Quindi quando incontrano Bakunin sono già militanti, formati ed esperti della democrazia radicale. Ecco, cosa trovarono in Bakunin? In Bakunin trovarono innanzitutto l'unità di pensiero e di azione che era già stata un marchio dei migliori interpreti del Risorgimento, Giuseppe Mazzini, Garibaldi, ma trovavano in più in Bakunin la volontà di coniugare la rivoluzione politica e la rivoluzione sociale. Questo è un aspetto particolarmente importante perché si deve pensare al fatto che il processo risorgimentale aveva lasciato una grossa delusione, l'esito del risorgimento aveva lasciato una grossa delusione in buona parte dei militanti democratici e repubblicani. Invece del profondo rinnovamento politico e istituzionale che essi avevano auspicato, davanti ai loro occhi era avvenuto qualcosa che a loro sembrava come un allargamento del regno di Sardegna e della dinastia dei Savoia. Quindi la nascita del movimento anarchico e socialista in Italia è davvero legato in modo stretto alle modalità e alle delusioni del Risorgimento. Come dicevo, è anche da sottolineare il legame forte che ci fu tra il primo internazionalismo italiano e il garibaldinismo. Garibaldi infatti era una figura che riusciva a parlare anche ai giovani militanti dell'Internazionale e riusciva a parlare a loro perché il patriottismo garibaldino non era stato mai, un mero nazionalismo, ma era stato sempre aperto alle istanze di libertà dovunque queste si manifestassero. Se dunque la generazione dei Fanelli, dei Gambuzzi, in qualche modo costituì un ponte tra il Risorgimento e il movimento anarchico e socialista, la prima generazione propriamente anarchica, quella degli allievi diretti di Bakunin, è la generazione dei giovani nati negli anni 50 dell'Ottocento, che cominciarono a impegnarsi, sulla scena pubblica verso la fine degli anni 60 e che aderirono nel 1872 alla Federazione Italiana dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, che nacque quell'anno a Rimini. E i nomi principali sono quattro: Carlo Caffiero, che è del 1846, Andrea Costa, che è del 51, Enrico Malatesta, che è del 53, e si arriva fino a Francesco Saverio Merlino, che è il più giovane, del gruppo, che è del 56. Da dove venivano questi giovani militanti? Allora, tre di questi quattro venivano dall'Italia meridionale e più precisamente si potevano ricondurre all'ambiente culturale e politico napoletano, cioè Malatesta, Merlino, Caffiero, che era nato in Puglia ma che si formò nella temperie politica napoletana.
Ecco, mentre Costa veniva dall'Italia centro-settentrionale, più precisamente veniva dalla Romagna, da Imola. La Romagna, che era stato un territorio, una regione, che fino al 1859 era, stato era stata sottoposta al giogo del potere pontificio e dove quindi si era creata una forte opposizione politica di stampo repubblicano e fortemente anticlericale. Un quadretto generazionale suggestivo è fornito dalla delegazione italiana che partecipò nel 1872 al congresso di Saint-Imier in Svizzera, dove nacque l'internazionale anti-autoritaria che si opponeva al Consiglio Generale di Londra, che era controllato da Marx. Dico un quadretto generazionale interessante perché questa delegazione era formata da Bakunin, da Fanelli, e poi dopo c'erano Costa, Malatesta, Cafiero e Ludovico Nabruzzi. Ludovico Nabruzzi era del 1846, era romagnolo come Costa e aveva degli stretti legami con Garibaldi. Dunque, se gli ultimi quattro che ho nominato, cioè Malatesta, Costa, Cafiero e Nabruzzi, sono le giovani reclute dell'Internazionale. Fanelli è, la generazione intermedia, e Bakunin è il fratello maggiore di Fanelli, per così dire, ma è il padre dei più giovani, Costa, Malatesta, Cafiero e Nabruzzi. Quindi a Saint-Imier davvero arrivò una delegazione che dava un'idea dello spettro e delle varie generazioni degli internazionalisti italiani. Oltre alle figure già citate, la storiografia ha dedicato attenzione anche a figure minori, a militanti lontani dalla ribalta politica, destini senza gloria, e tuttavia delle vite profondamente segnate dalla militanza politica. Tanti militanti di base della Prima Internazionale, ad esempio, erano legati strettamente alla vicenda di fogli, di piccole riviste che si stampavano in provincia, e alla vicenda di questi piccoli giornali la loro vita era proprio legata a doppio filo, e questo si vede in determinati frangenti. Ad esempio, in seguito al fallito tentativo insurrezionale del 1874, di cui poi parleremo meglio, ci fu una grossa azione repressiva da parte delle autorità, e molti di questi giornali di periferia vennero chiusi, militanti incarcerati, e fu faticosa la ripresa della militanza negli anni successivi. Anzi, si può, in qualche modo rilevare un certo riflusso, una fatica, un allontanamento dalla militanza politica dettata proprio dalla durezza della repressione. Recentemente la biblioteca Travaglini, l'archivio Biblioteca Travaglini di Fano, ha pubblicato un'edizione sontuosa di giornali della Prima Internazionale della provincia di Pesaro e Urbino. In questa edizione anastatica dei giornali si capisce bene la ricchezza della stampa della Prima Internazionale, fogli che avevano una tiratura limitata, una circolazione piuttosto piccola, ma che conducevano una battaglia importante, sostenuta da militanti i cui nomi sono largamente dimenticati. Proprio i tentativi insurrezionali degli anni 70, a cui ho iniziato a fare cenno, poi chiedo a Nicola di dirmi quando è il momento di arrivare alla conclusione. Proprio i tentativi insurrezionali degli anni 70 determinarono, una cesura nel movimento anarchico italiano, cioè determinarono riflessioni e ripensamenti. Innanzitutto mi riferisco al tentativo insurrezionale del 74, quello che ebbe come epicentro Bologna, ma che comunque coinvolse nella progettazione anche gruppi rivoluzionari della Romagna, della Toscana, delle Puglie, e il tentativo rivoluzionario del 77, quello del Matese in provincia di Benevento. Sono due tentativi molto diversi tra di loro, e vale la pena rilevarne le differenze.
differenze, anche di ispirazione. Se quello di Bologna è un tentativo rivoluzionario a natura urbana, perché l'intento era quello di impossessarsi del municipio, dell'arsenale, dei centri nevralgici, del potere cittadino, e quindi chiaramente la fonte di ispirazione era quella della Comune di Parigi di 3 anni prima. Il tentativo di Bologna venne organizzato da Costa e da Bakunin e venne facilmente sventato perché le forze di polizia riuscirono a infiltrare degli informatori nel gruppo dei cospiratori. Ecco, invece il tentativo del Matese era completamente diverso, si sviluppò in ambiente rurale e aveva alle spalle l'esperienza del brigantaggio antiunitario del decennio precedente. E diciamo l'importanza del brigantaggio, le suggestioni che il brigantaggio esercitò sui giovani internazionalisti sono stati ricordati opportunamente da Nicola Del Corno prima. Era propria di Bakunin, ma non solo di Bakunin, di tutti i giovani internazionalisti, una interpretazione sociale del brigantaggio che vedeva in questo fenomeno una opposizione popolare all'impronta militare e diciamo oppressivamente fiscale dello Stato italiano. Naturalmente questa interpretazione tendeva a dimenticare il fatto che in realtà c'è tutta un'anima reazionaria del brigantaggio vicina diciamo agli ambienti clericali e ostile invece al liberalismo della classe dirigente. Ecco, vado a concludere facendo cenno alle scelte che i fallimenti di questi tentativi insurrezionali produssero tra gli internazionalisti. Sappiamo molto bene del travaglio politico di Andrea Costa, che nel 1879, nella lettera ai miei amici di Romagna, pubblicata sulle pagine della Plebe di Milano, la rivista di Vignani, di Gnocchi Viani, prendeva le distanze Costa dal metodo insurrezionale. Non fu, badate bene, un passaggio dall'anarchismo alla socialdemocrazia come in passato è stato presentato in maniera semplicistica. In realtà, se si leggono i testi di Costa di quel periodo, la stessa lettera ai miei amici di Romagna, che è un documento bellissimo, si capisce bene come c'era l'allontanamento dalla strategia insurrezionale, ma rimaneva molto viva in Costa, ancora in quegli anni, un attaccamento all'idea della rivoluzione libertaria, anche se si intravedeva, come dire, l'esigenza di lottare in maniera graduale per lo sviluppo delle autonomie territoriali e sociali. In qualche modo il fallimento dei tentativi insurrezionali degli anni 70 non solo produsse questo percorso di Costa di allontanamento verso l'anarchismo insurrezionalista, ma produsse delle riflessioni molto interessanti anche in malatesta. Il socialismo anarchico di malatesta, che si svilupperà pieno negli ultimi decenni dell'Ottocento e di cui si parla in questo libro che oggi presentiamo, tra le altre cose, che si intitola Nel fosco fin del secolo morente, l'anarchismo italiano nella crisi di fine secolo, edito da Biblion. Ecco, il socialismo anarchico di malatesta, che si svilupperà pieno nei decenni successivi, e, come dire, si allontanerà diciamo, dal mito della spallata rivoluzionaria per dare invece più peso al lavoro quotidiano, al lavoro paziente di propaganda, di educazione, di contatto con il popolo. La stagione della prima internazionale in Italia in sostanza si chiude tra il 77 e il 79, tra il fallimento del tentativo del Matese e diciamo la svolta costiana della fine degli anni 70, però la forza propulsiva diciamo di molti suoi protagonisti si farà sentire nella storia del movimento operaio italiano
anche nei decenni a venire. Grazie. Ringraziamo De Maria, Carlo, per la chiarezza, l'esaustività del suo intervento che ha iniziato a introdurre, a darci un quadro di questa generazione bakuninista italiana. Diceva, ha concluso l'intervento Carlo parlando della necessità di fare anche propaganda, cioè non ci si poteva affidare solamente ai tentativi, alle spallate rivoluzionarie che peraltro in cui esiti poi peraltro erano fallimentari, ma gli anarchici dovevano iniziare a lavorare anche sul campo e a iniziare a propagandare le loro idee. Quale modo migliore per propagandare le proprie idee se non delle canzoni? Ti ho incastrato, ti ho fregato, chiedendo di insomma di illustrarci un po' delle canzoni del tempo. Adesso, di strumenti anarchici di fine 800. Io partirei già dal fatto che il titolo stesso di uno dei due libri che si presentano è esplicitamente ispirato a una delle più note delle canzoni anarchiche, anche se, come dire, è una canzone, nulla di meglio che farla per capire di cosa si tratta. Dicevamo nel Fosco Film del Secolo Morente ed è esattamente il primo verso di quello che è noto come l'inno della rivolta, se non vado errato, di tal Molinari, credo avvocato milanese. Nel Fosco Film del Secolo Morente, sull'orizzonte cupo e desolato, già spunta l'alba minacciosamente, di fatato, già spunta l'alba minacciosamente, di fatato, urla la fame d'odio e di terrore, tra mille e mille facce discrepite, e urla con suo schianto redentore. Schianto è del dolore, ma di te si avvesti e danzeggiato ad ogni via, spetti i macabri del momento estremo, sull'aura il nome santo d'anarchia, sorgeremo. Beh, diciamo, questa è una canzone che sin dal titolo è affascinante, sincero patriottismo campanilistico, Bernardini ha fatto notare che Molinari che ha di credo. Nella bassa anche aveva questa, quella è l'origine, campagnola origine campagnola e non urbana, che distingue anche insomma il socialismo cosiddetto umanitario da quello scientifico, per carità. Crema assolutamente, zona in cui si mangia anche bene. E voglio dire, allora, sì, in realtà il Fosco Film del Secolo Morente, come dire, restituisce vivida l'immagine di quello che dobbiamo pensare che fossero gli anarchici, anche proprio dal punto di vista visivo e immaginifico. In realtà era un movimento magari non enorme, anzi all'epoca in realtà abbastanza grande, che andava ad allargarsi abbastanza, che sarebbe arrivato appunto soprattutto sotto l'impulso di leader straordinari quali Enrico Malatesta, che è l'idolo della mia maturità, quanto Bakunin è stato quello della mia infanzia, e dicevo a diventare qualcosa di veramente importante nell'Italia prefascista e post-unitaria. Però appunto il Fosco Film in qualche modo secondo me risente già di un clima di vera e propria persecuzione, di una legislazione che si fa sempre più feroce, di figure nello stesso tempo magari eroiche, magari anche tragiche, come quella di Santa Caserio o di altri attentatori. Insomma, cominciano a emergere le anime più individualiste, quelle più sociali, più organizzative del movimento, in un dibattito
ricco fino ai giorni d'oggi, diremmo, fino al movimento notato, fino a quello che stiamo vivendo attualmente. E devo dire che l'idea, cioè legare solo a questa canzone qui, affascinante, quello che invece è un movimento che esprime anche attraverso le sue canzoni una ricchezza e una vitalità, e veramente mi viene da pensare a brani come quelli, diciamo, dell'unico nome forse che mancava fra i nomi sacri degli anarchici di fine Ottocento, ovvero quello dell'avvocato livornese Pietro Gori, una grande figura fondamentale proprio per le canzoni, e veramente viene in mente questa straordinaria, allegra canzone, ma veramente chi le canta se ne accorge, perché la reazione del pubblico cambia. Questa è una delle tipiche canzoni con cui si chiudono i concerti, dico, e certe cose proprio a livello di sentimento animale, del sentire le cose, che si sentono quando c'è un livello di proposizione. Senza rimpianti e le paure, nostra patria e il mondo intero, nostra legge e la libertà e un pensiero, ed un pensiero, nostra patria e il mondo intero, nostra legge e la libertà e un pensiero, ribelle in cor ci sta, ovunque uno sfrutta. Sul quale si può
ballare. Questo è un'esperienza forte, importante, secondo me, bella anche proprio poeticamente. Volevo però concludere anche questa parte qui con una canzone mia che appunto dicevo, come Bakunin ha segnato molto quella prima esperienza, ma la testa ha segnato quest'altra. Ed è un'altra, guarda caso, è un'altra canzone che mi è stata suggerita da un libro, questa volta proprio del nostro editore Leandro, cioè una biografia pubblicata qualche anno fa, pochissimi, di Malatesta, e questa recente biografia che si apriva proprio con il vecchio Malatesta, ormai costretto pressoché all'immobilità in due stanzette a Roma, l'uomo che aveva fatto tutti i lavori, aveva fatto una bicicletta, oltre a fare il rivoluzionario che era già faticoso, lui aveva fatto una serie di lavori reali, biciclettaio, un gelataio anarchico, raccoglie le mie due massime passioni, anche la bicicletta normale, però voglio dire, però nell'ultima propria fase della sua vita, Malatesta ormai quasi ottantenne, un'età di lusso, la media dei rivoluzionari anarchici, Malatesta quasi ottantenne era costretto veramente quasi all'immobilismo perché tormentato dall'enfisema e così viveva quasi attaccato a un respiratore. E soprattutto gli avevano messo due sbirri alla porta perché era già il fascismo, stiamo parlando, mi pare che Malatesta muoia nel 31, nel 32, qualcosa nel 32, per cui il fascismo era messo due poliziotti, non tanto per non far scappare lui, cosa che sarebbe stata impossibile, quanto per non far entrare gli altri, lo avevano isolato. E da questo isolamento scrive delle lettere meravigliose, che sono proprio l'urlo di un leone ferito, dove dice: non potendo più provocare gli eventi, sono costretto ad attenderli. Ecco, in questa frase qui io ci ho trovato qualche elemento della nostra modernità, in cui da soli, senza nemmeno avere due sbirri alla porta, ci siamo magari spesso chiusi nelle nostre stanze con l'illusione telematica di poter comunicare col mondo, con tutti i libri che ci possono arrivare, e senza più la capacità di trovare un momento collettivo. Ecco, in questa cosa qui mi ero un po' specchiato in questi ultimi, e quindi ho scritto questa canzone in realtà un po' più metafisica, se si vuole, ma che richiama questa esperienza qui di Malatesta. Dormi, dormi, Malatesta, che la storia sta girando come un corvo dalla luna declinando. Dormi, dormi, dentro al letto di quella cassa zincata, ti sorvegliano da presso nella notte sigillata. Dormi, dormi, Malatesta, che qui ora è tutto a posto, ogni notte si rinesta, ogni cosa c'ha il suo costo, la giustizia è uniforme, la si calza in via di corsa, l'uguaglianza è un bene enorme, l'han quotato pure in borsa. L'han quotata pure in borsa. Na na. Na na. Grattacieli di dolore innalzati come pietre sopra il cuore di quel caos tanto malato che chiamiamo nostra vita, nel pensiero che la gioia sia l'ennesima ferita. Dormi, dormi, Malatesta, penseranno i dirigenti a dirigere la festa, anche i frammenti della terra cruda al sole la stretta e a corto di respiro, mentre un boia che non molla ti garrotta ancora un giro, ti garrotta ancora un giro. Nanai. Nanai. Malatesta, come vedi, tutto bene, sul dirupo del futuro, l'obbligo delle catene, si dovesse mai pensare che chi va poi non ritorna dentro a questa solitudine ultramoderna. Sveglia, sveglia,
adesso la rivoluzione. Na na. Noi invece parliamo di propaganda col fatto, non la facciamo, mi raccomando, ma parliamo di propaganda col fatto, stiamo parlando di una nuova generazione di anarchici successiva a quella di Bakunin, dove iniziano a entrare anche metodologie rivoluzionarie diverse, spesso l'atto individuale subentra invece alla insurrezione di massa, alla rivoluzione di massa, e così entriamo anche rientriamo di nuovo nel clima di fine 800, inizio 900, finisce il secolo movente e nasce un nuovo che però sarà ancora un secolo di repressione, nonostante tutte le aspettative del movimento anarchico. Speriamo che Martino sia il prossimo martire immolato. Contro la repressione. Ok. Sì, l'atto in qualche modo per definizione, spero che si senta, sento che incombe il microfono, sento quello importante. Sì, l'atto in qualche modo per definizione, l'atto più famoso almeno nella storia d'Italia, importante sia per la storia d'Italia sia per la storia del movimento anarchico, è l'atto di Gaetano Bresci il 29 luglio del 1900, il regicidio, quando Gaetano Bresci uccide insomma Umberto I. Un atto che, come dicevo, è stato importante sia per la storia d'Italia, in quanto sappiamo che dopo l'atto di Gaetano Bresci inizia la cosiddetta svolta liberale all'inizio secolo, da cui poi si dipanerà l'età giolittiana e così via, ma è anche importante nella lunga storia del movimento anarchico italiano, almeno così è stato tematizzato anche da una parte della storiografia. Nel fosco fine secolo morente c'è il saggio di Fabrizio Giulietti, se non mi sbaglio, e di anche Artaldi, che ne parla, in quanto in qualche modo il 29 luglio 1900 è stato visto come una sorta di divaricazione tra la vecchia forma dell'anarchismo, influenzata dalla propaganda del fatto, e la nuova forma dell'anarchismo. Una nuova forma dell'anarchismo che si contraddistingue sempre di più per una vicinanza, per un'operazione a contatto, un agire politico a contatto con il movimento operaio, dopo la dalla quale nascerà una corrente, definita la corrente anarcho-sindacalista, che metterà al proprio centro l'azione diretta. Un'azione diretta concepita però, come vediamo tra un attimo, sul terreno della fabbrica. Di conseguenza c'è una vecchia fase, quella che si sviluppa tra gli anni 70 dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, almeno così sembra dire una parte della storiografia, basti pensare a Daniel Guerino, molto più recentemente Noam Chomsky, quindi una definizione della storia dell'anarchismo in direzione dell'anarcho-sindacalismo. Tra una vecchia fase, quindi, c'è uno spartiacque, almeno in Italia, tra una vecchia fase definita quindi dalla propaganda del fatto, propaganda con il fatto, propaganda con i fatti, sono diverse denominazioni, in base alla quale il miglior atto per la propaganda, come diceva prima Del Corno, è il fatto, e come scrisse Caffiero all'interno di uno del suo articolo, il fatto può essere lo scritto, la parola, la dinamite, la pistola, qualsiasi mezzo è buono purché sia illegale, sosterrà. E invece una nuova fase che mette al centro l'azione diretta, un'azione diretta concepita come la lotta del lavoratore, quindi sul terreno della fabbrica, come la lotta del lavoratore contro tutti i propri oppressori politici ed economici. Una lotta che però si contraddistingue per quella che uno storico tedesco ha visto come l'elemento caratterizzante dell'azione del movimento anarchico nella storia, sin dall'inizio di conseguenza. Ossia, questo storico, Ulrich Lins, ha scritto un abbastanza sconosciuto in Italia, in realtà in Germania piuttosto importante, per la storia del movimento anarchico ovviamente, ha scritto in un saggio curato dal grande storico, in una raccolta di saggi curati dal grande storico Mommsen, che in fin dei conti tra propaganda del fatto e propaganda con i fatti e azione diretta di matrice anarcho-sindacalista c'è un elemento comune, l'azione non mediata, cioè l'azione immediata, l'azione da parte della persona che in qualche modo si traduce immediatamente in realtà, al di là di qualsiasi forma di, per esempio, mediazione che possa essere istituzionale o politico che altro. E di conseguenza questo tuttavia dà luogo a uno spettro di possibilità d'azione molto ampio che cambia a seconda del contesto, a seconda dei personaggi, a seconda anche delle culture di riferimento in qualche modo.
e di conseguenza all'interno di questo mio intervento vi voglio parlare di un personaggio assolutamente secondario, di cui in realtà se ne sa ben poco. Per alcuni è una sorta di Robin Hood in salsa bergamasca e per qualcun altro invece è un vero e proprio criminale, pazzo furioso e quant'altro. Un personaggio significativo perché parla da un lato del movimento anarchico, ma dall'altra parte anche di un pezzo di storia d'Italia, di quella storia d'Italia come si ricordava prima, quando gli immigrati erano, perché quando gli immigrati erano italiani, erano costretti a emigrare per ragioni politiche, ma anche per ragioni economiche. Parla delle comunità immigrate negli Stati Uniti, della mano nera, dei primi tentativi di estorsione. Parla però tuttavia anche di un contesto molto marginale all'interno della storia della Lombardia, come il contesto della Val Brembana, ossia di una valle bergamasca. E questo personaggio, a mio parere, si situa in qualche modo tra quella cultura politica del movimento anarchico segnato dalla propaganda del fatto, come vedremo fra un attimo, e quel profilo del bandito sociale così come l'ha definita Osman, in parte il grande storico che purtroppo appena non da molto scomparso. Osman che tra i vari profili, per così dire, di bandito sociale individuava quello del vendicatore, ed è interessante perché la figura di cui vi andrò adesso a parlare è stata ricordata ancora oggi come un vendicatore, una sorta di Robin Hood in chiave molto più sanguigna per certi versi. E questo personaggio è Simone Pianetti. Simone Pianetti probabilmente non lo conoscerà quasi nessuno, ed effettivamente è abbastanza sconosciuto, se non in certe zone. Era nato nel 1858 in una frazione Lavaggi, e il paese era Camerata Cornello, poche centinaia di abitanti nel 1858, quando era nato, poche centinaia di abitanti, forse ancora meno, ancora oggi, in quanto le montagne si stanno sempre di più svuotando. Simone Pianetti nasce in questo piccolo paese, quindi a Val Brembana, in una casa di una famiglia piuttosto benestante, a dire il vero, affacciato sul fiume Brembo, e sin dall'inizio si contraddistingue per tre elementi che poi saranno fondamentali, soprattutto nell'ultima fase della sua vita, quello per cui è ricordato, ossia un'ottima mira, un udito incredibile e una vista veramente eccellente, tant'è vero che sin dall'inizio è un ottimo cacciatore, un elemento che dobbiamo tenere presente per la fine. Il Pianetti sin dall'inizio si distingue per un carattere decisamente iracondo, tant'è vero che in una discussione molto animata con il padre lo prenderà a fucilate mancandolo. Pianetti sosterrà che tuttavia non lo voleva prendere, voleva solo spaventarlo perché da quella distanza non avrebbe mancato neanche un orso, questo sostenne. Tuttavia Simone Pianetti a 27 anni nel 1885, come molti giovani in realtà non era ancora politicizzato tra le altre cose, decide di emigrare negli Stati Uniti, in quanto la Val Brembana non offre nessun tipo di aspettativa, vuole qualcosa di più Simone Pianetti. E così parte per gli Stati Uniti con un piccolo gruzzolo che gli dà il padre, fra le altre cose, nonostante che l'avesse preso a fucilata, a quanto pare avevano mantenuto dei buoni rapporti, gli diede circa $3,000, che all'epoca non era affatto male. Simone Pianetti così emigra negli Stati Uniti, si mette a lavorare a New York, compie tantissimi lavori e si lega sempre di più all'ambiente degli immigrati italiani, residenti per l'appunto negli Stati Uniti. E che in cui fortissima era l'influenza degli anarchici, soprattutto di un anarchismo legato per l'appunto alla propaganda del fatto, con delle forti componenti individualiste. Per esempio Simone Pianetti era grande amico di Gaetano Bresci, tra le altre cose un altro elemento anche questo da ricordare per il momento, per la fase successiva. Simone Pianetti, dopo aver passato un paio d'anni a fare i lavori più diversi, oggi ne diremmo precari, decide di far fruttare i 3.000 dollari che gli ha dato suo padre, insieme ad un suo amico, anche egli anarchico, Antonio Ferrari, detto più comunemente Tony. E i due si trasferiscono a Pittsburgh e decidono di mettere in piedi la prima agenzia di vendita e rivendita di vino della città. C'erano 12 agenzie di rivendita di birra, ma neanche una di vino, nonostante che Pianetti e Tony non sapessero assolutamente nulla di vino. E questa agenzia, che poi era diventata, che faceva anche parte a certi versi, almeno così non lo diremmo adesso, si chiamava, aveva un nome abbastanza carino secondo me, In Vino Veritas. E gli affari andarono molto bene, continuarono a rimanere legati al movimento anarchico. Nel retrobottega ospitarono diversi anarchici che non avevano caso, oppure che erano perseguitati dalla giustizia. I guai per Simone Pianetti incominciano una data che è fondamentale anche per la storia d'Italia, il 1898, i fatti di Milano. Invece, a Pittsburgh, in una piccola capimmaggio, fra le altre cose, in questa piccola bottega dal nome Vino Veritas, dove erano dentro in quel momento Pianetti e Antonio Ferrari, entrano due esponenti della Mano Nera. La Mano Nera è stato detto, un'organizzazione criminale
che può ricordare per certi versi, può essere considerato un antecedente, forse più che della mafia, della camorra, forse, e che era costituita in particolar modo da immigrati italiani e che si dedicava all'estorsione di comunità gestite da italiani, si rimaneva tutto in famiglia, insomma. A questo punto entrano i due esponenti e questi due esponenti della Mano Nera chiedono quello che noi definiremmo oggi il pizzo, ma Simone Pianetti, che non ha certo un carattere facilissimo, lo caccia fuori i due esponenti. La Mano Nera non la prende benissimo e mette una bomba e fa saltare per aria in Vino Veritas. Si dice che, almeno un fatto, il fatto è che un mese dopo uno dei ristoranti frequentati dagli elementi della Mano Nera saltò anch'esso per aria. Si dice che sia stato Pianetti, però di questo non si sa. Fatto sta che Simone Pianetti e Toni, entrando anche in conflitto con altri anarchici, da loro amici italiani, anche loro immigrati, decidono di denunciare il fatto alla polizia. E questa è la prima denuncia negli Stati Uniti di questo tipo, ossia degli immigrati italiani che denunciano un fenomeno di estorsione. Questo fenomeno, questa denuncia porta all'arresto di 10 esponenti della Mano Nera. Mano Nera che tuttavia non gradisce il fatto e di conseguenza tende una imboscata sulla porta di casa a Toni e Pianetti. Toni e Pianetti tuttavia nel frattempo si erano armati, come molti italiani, anche molti immigrati italiani, soprattutto anarchici all'epoca. Ricordo per esempio Sacco e Manzetti, che vennero catturati sul tram mentre erano, proprio perché erano armati, vennero arrestati inizialmente proprio perché erano armati. Simone Pianetti e Toni reagiscono, Antonio Ferrari viene ucciso da un sicario della Mano Nera, Pianetti uccide invece a sua volta un sicario della Mano Nera, riesce a fuggire, ma a questo punto la sua vita negli Stati Uniti in qualche modo è finita, nel senso che è braccato dalla Mano Nera e inoltre sa di aver ucciso un uomo. Di conseguenza decide di imbarcarsi pochi mesi prima di Gaetano Bresci per l'Italia e fa ritorno così al Brembana. Finisce un capitolo della vita di Simone Pianetti e Simone Pianetti nel 1898, ormai a una certa età, decide che vuole sistemarsi. Torna al suo paese, torna a Camerata Cornello, sposa quella che veniva definita una brava ragazza, che si chiamava Carlotta Marina, da cui tra le altre cose avrà 7 figli. E a questo punto, con il piccolo gruzzolo che ancora una volta è riuscito a mettere da parte negli Stati Uniti, decide di mettere su un'attività, una taverna. Tuttavia Gaetano Bresci ha frequentato i locali di New York, ha frequentato i locali di Pittsburgh, una vita, per così dire, molto più aperta rispetto a quella che può essere la vita pubblica di un piccolo paese della Val Brembana. E immediatamente lui concepisce la sua taverna, tra le altre cose la costruisce appena fuori dall'abitato di Camerata Cornello, concepisce la sua taverna come in modo totalmente nuovo, ossia al suo interno monta un piccolo palcoscenico all'interno del quale può suonare un'orchestra, quindi prima taverna in tutta la Val Brembana, nella sua taverna si può ballare. Inoltre è la prima taverna che è dotata di acqua corrente, in quanto il Pianetti era un grandissimo sostenitore della tecnologia, gli piaceva molto l'elettricità soprattutto. Di conseguenza aveva lavorato anche come elettricista, tra le altre cose, e di conseguenza era riuscito a deviare il piccolo torrente che scorreva dietro la sua taverna in modo tale da dare acqua corrente ai bagni e da costruire addirittura una piccola fontana all'ingresso. Immediatamente, addirittura da San Pellegrino Terme, che era un centro molto più grosso rispetto a Camerata Cornello, arrivano le persone per delle feste che diventano in qualche modo leggendarie all'interno della Val Brembana e gli affari vanno a gonfie vele. Simone Pianetti si sembra sistemato, addirittura confiderà agli amici che si vedeva già vecchio con i suoi figli, con i mustacchioni bianchi dietro il bancone, a campare una felice vecchiaia. Le cose però non gli vanno bene. Comincia in qualche modo, ancora una volta, questa è una costante nella vita del Pianetti, intervengono una serie, la sfortuna, da un certo punto di vista, e una serie di eventi invece legati al contesto sociale. Sfortuna fino a un certo punto in realtà in questo caso, nel senso che Simone Pianetti comincia, nel momento in cui era ritornato a Camerata Cornello, si erano subito diffuse delle voci su di lui. Lui era un pericoloso anarchico, era un libertino, era un pericoloso anticlericale, eccetera, perché semplicemente perché si era avvicinato all'anarchismo. E tuttavia le voci vengono ancora di più rinfocolate quando la sua taverna subisce una perquisizione da parte dei carabinieri, perché sono passati pochi giorni dal luglio del 1900, la polizia è riuscita, come si dice anche all'interno di un saggio del Fusco fin del secolo morente, si è dedicata a costruire in qualche modo tutti i legami che aveva Gaetano Bresci ed era saltato fuori il suo nome, tanto più che Simone Pianetti aveva preso la nave pochi mesi prima di Gaetano Bresci.
Tuttavia Simone Pianetti si conosceva Gaetano Bresci ma non sapeva null'altro. Fatto sta che queste perquisizioni in qualche modo rinfocolano ancora di più le voci che si diffonde, che si erano diffuse su di lui. A questo subentra il prete di Camerata Cornello. Il prete di Camerata Cornello, una domenica, durante la messa, sostiene che ballare non è da cristiani e soprattutto che la taverna di Simone Pianetti battezza la taverna di Simone Pianetti come la taverna di Belial, ossia la taverna del diavolo. A questo punto il prete e il sindaco si accaniscono sulla taverna di Simone Pianetti, promuovono un vero e proprio boicottaggio, finché Simone Pianetti, dopo qualche anno di buoni affari, è costretto a chiudere. Simone Pianetti vende tutto e con i soldi ricavati, intanto ha avuto tutti i sette figli, quindi deve anche mantenerli, e con i soldi ricavati decide di impiantare il primo mulino a vento di tutta, il primo mulino elettrico di tutta la Val Brembana, in quanto era una grande appassionata di tecnologia. A questo punto, ancora una volta, gli affari per Simone Pianetti inizialmente sono buoni, con il suo mulino elettrico, nonostante che ha contratto forti debiti, riesce a produrre molta farina. Il problema, ancora una volta, subentrano due fattori, il prete, il sindaco, e dall'altra parte, la sfortuna. Nel senso che, proprio nel momento del picco dei suoi affari, comincia una piccola epidemia tra Camerata Cornello e San Giovanni Bianco, che era un paese lì vicino, di dissenteria, e il prete, durante o ancora la classica messa domenicale, dice che è colpa di Pianetti e della sua farina. Il problema è che a dare manforte al prete subentra il dottore di San Giovanni Bianco, che dice che la farina, che una farina prodotta con l'elettricità, è una farina che non può fare neanche altro che male, e così la farina del Pianetti comincia a essere soprannominata farina del diavolo. Sempre in tema, non c'era grande originalità, per così dire. Qual è il problema? Il problema è che non soltanto quindi Simone Pianetti comincia a essere vittima ancora una volta di un boicottaggio, nel senso che le persone non si fidano più di lui, non si fidano più della sua farina, ma molte persone che avevano contratto dei debiti con lui non glieli restituiscono, ma lui deve sempre pagare i debiti che ha contratto per mettere in piedi il suo mulino elettrico. E di conseguenza Simone Pianetti nel 1914 va veramente in rovina, è costretto a chiudere il mulino elettrico ed è subissato dai debiti. A questo punto la vita di Simone Pianetti è rovinata. Alcuni amici sostengono che inizialmente aveva pensato al suicidio. Tuttavia Simone Pianetti ha sempre avuto un carattere molto, per così dire, attivista, molto aggressivo. E di conseguenza qualcuno ha ipotizzato, Corrado Mornese per esempio, ha ipotizzato che Pianetti prese l'idea da Gabrielo Princip, che il 28 giugno del 14 aveva sparato all'arciduca Francesco Ferdinando. Evento che poi darà via in qualche modo, scatenerà la catena di eventi che porterà alla prima guerra mondiale. Fatto sta che nella notte fra il 12 e il 13 luglio, almeno così narra la leggenda popolare, Simone Pianetti avrebbe stilato una lista e la mattina del 13 luglio, di buon'ora, avrebbe preso il suo fucile con cui da giovane andava a caccia, avrebbe salutato con incredibile affetto la moglie e la figlia più piccola, erano le 5:30 di mattina, e alla domanda della moglie cosa andava a fare col fucile, un po' preoccupata, conoscendo il carattere del marito, Pianetti gli avrebbe risposto con un sorriso abbastanza sornione: vada a caccia e sarà caccia grossa. Nella mattina del 13 luglio Simone Pianetti ucciderà 7 persone: il sindaco, il prete, il segretario comunale, il messo comunale, il sindaco non lo troverà, il dottore, ucciderà il prete ovviamente con particolare accanimento, e altre 3 persone che lui sosteneva che avevano contribuito alla sua rovina o non pagando i debiti che non gli dovevano, oppure mettendo in giro tutta la serie di dicerie. Per esempio il calzolaio è stato fondamentale nel mettere in giro le dicerie contro di lui sulla faccenda della dissenteria legata alla farina. A questo punto, compiuto nel giro di poche ore una vera e propria strage, Simone Pianetti ritorna a Camerata Cornello, infatti per andare a prendere il dottore era dovuto andare a San Giovanni Bianco, e prende i sentieri delle montagne che conosceva benissimo. A questo punto si scatena contro di lui una vera e propria caccia all'uomo. Immediatamente vengono chiamati da Bergamo 40 carabinieri che si mettono sulle sue tracce, tuttavia loro non conoscono le montagne e Pianetti sì. E così il 14 luglio c'è un piccolo scontro a fuoco tra Pianetti e 7 militari, non rimane ferito nessuno, e Simone Pianetti riesce a far perdere le tracce. Successivamente, il 29 luglio, esattamente 14 anni del 1914, esattamente 14 anni dopo l'atto del Bresci, vengono scatenati contro di lui 170 soldati del 78° battaglione di fanteria e altri 40 carabinieri. Quindi abbiamo 170 soldati e 70 carabinieri, ma Pianetti sparisce nel nulla.
Sulla sua testa viene messa una taglia prima il 14 luglio di 1000 lire, successivamente il 29 luglio alzata a 5000 lire, che all'epoca era una taglia, una cifra discreta. Tuttavia di Simone Pianetti si perdono le tracce. Il problema, l'elemento più interessante per certi versi è che, per cui spinge tra altre cose a prendere la categoria interpretativa del bandito sociale delineato da Osman, è quello che succede nel paese, a Camerata Cornello. A Camerata Cornello, infatti, l'amministrazione comunale proclama il lutto cittadino ed immediatamente dice un piccolo cippo funerario davanti nella piazza antistante alla chiesa, con le foto di alcune delle vittime del Pianetti. La sera stessa le foto vengono strappate e in tutta la vallata cominciano a comparire delle scritte che recitano: "Evviva Simone Pianetti, ce ne vorrebbe uno in ogni città". Che cosa è accaduto? Semplicemente Simone Pianetti era diventato una sorta di Robin Hood, per così dire, decisamente più sanguinolento, non certo quello della leggenda. Era diventato una sorta di vendicatore dei torti subiti. Sempre la leggenda popolare vuole che nel momento in cui Simone Pianetti aveva attraversato per l'ultima volta Camerata Cornello, prima di prendere sentieri in montagna, un ragazzo gli avrebbe gridato: "Hai fatto bene Simone Pianetti". Il fatto sta che Simone Pianetti in qualche modo diventa in qualche modo quindi il vendicatore e trova la solidarietà, in particolar modo l'aiuto fattivo, in particolar modo di tutta quella popolazione dell'alta montagna che vedeva in qualche modo di cattivo occhio i carabinieri, la polizia, i carabinieri, i soldati e quant'altro. Tant'è vero che nell'agosto del 1914, quindi un mese dopo la scomparsa di Simone Pianetti, verranno condannati due mandriani a 6 mesi di detenzione, se non mi sbaglio, per aver aiutato tra la fine di luglio e l'inizio di agosto Simone Pianetti, offrendogli non soltanto un tetto sopra la testa da mangiare e da bere, ma anche sviando la polizia. Simone Pianetti quindi scompare nel nulla. Che fine ha fatto? Non si sa. Ci sono diverse versioni, alimentate anche da una serie di testimonianze orali, che tuttavia, come sappiamo, le testimonianze orali dal punto di vista delle fonti hanno in qualche modo dei problemi. Una versione è la versione complottista, che va sempre di moda per certi versi anche oggi, la versione complottista in base alla quale Simone Pianetti sarebbe stato aiutato dai carabinieri di Bergamo a scappare perché i carabinieri di Bergamo non lo volevano arrestare per non creare un altro martire. A me sembra che non stia molto in piedi questa cosa. Un'altra versione invece, propugnata dalla famiglia nei giorni immediatamente successivi a luglio del 1914, sostiene che Simone Pianetti in realtà sarebbe morto sulle montagne pochi giorni dopo il 14 luglio. Questa versione tuttavia non è mai stata molto accreditata, in quanto si pensava che la famiglia volesse in qualche modo riposare il fatto, lasciar perdere il fatto, sostenere che Pianetti fosse morto in modo tale da far rilassare la situazione. Fra altre cose, la famiglia non verrà mai tolto un cappello da parte dei parenti delle vittime, in quanto si temeva che in quel caso Simone Pianetti sarebbe ridisceso dalle montagne con il suo fucile e sarebbe stata un'altra strage ed era meglio non provocarlo. Il problema poi della versione della famiglia è che ci sono degli avvistamenti di Simone Pianetti, un po' da tutte le parti a dire la verità. Ossia, una donna di San Giovanni Bianco, che se non mi ricordo male si chiamava Domenica Milesi, nel 1919 sostenne, giurò e spergiurò, che aveva ricevuto una visita di Simone Pianetti in Venezuela, a Ciudad Bolivar. Simone Pianetti le avrebbe dato dei soldi, gli avrebbe dato una serie di lettere che Domenica Milesi avrebbe dovuto spedire in Italia. Quindi Simone Pianetti sarebbe sopravvissuto, si sarebbe rifugiato, qualcuno dice, in Svizzera, sarebbe passato prima in Svizzera, o qualcun altro invece sostiene che si sarebbe diretto invece verso sud, in particolar modo verso l'Emilia Romagna. Maddalena Gavazzi invece, un'altra signora di una certa età, sostiene di aver incontrato Simone Pianetti nell'estate del 1943, sui monti intorno a Camerata Cornello. Maddalena Gavazzi avrebbe riconosciuto Simone Pianetti, che ormai era oltre 80enne, e le avrebbe chiesto cosa ci faceva tra quelle montagne, e Simone Pianetti gli avrebbe risposto che voleva vedere per l'ultima volta le sue rocce. Secondo alcuni amici dell'ultimo figlio di Pianetti, del figlio più giovane, quando il figlio era morto, alcuni dei suoi ex amici avevano rivelato a un giornale locale, se non mi ricordo male l'Eco di Bergamo, che in realtà in questo figlio gli avrebbe detto in confidenza che Simone Pianetti sarebbe sopravvissuto a luglio del 14, si sarebbe trasferito in Nord America e poi in Sud America, poi sarebbe ritornato in Nord America e dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale sarebbe ritornato in Italia, sarebbe morto a Milano nel 1952 e sarebbe seppellito sotto falso nome in un cimitero milanese. Tuttavia siamo nel campo ancora una volta delle
in qualche modo delle dicerie. Quello che possiamo registrare fra le altre cose è che nel periodo compreso tra il 1919 e il 1925 negli Stati Uniti ci furono 7 persone che si spacciarono come Simone Pianetti raccogliendo dei fondi. Sembra che nessuno di queste persone però fosse Simone Pianetti. Quello che noi sappiamo... Come hanno inventato chi l'ha visto. Esatto, nostro Simone Pianetti è stato un bel volano. Esatto. Quello che, l'unica cosa che si sa di Simone Pianetti, che si è sepolto a Milano sotto falso nome, non lo sappiamo, è quello che ne è rimasto in qualche modo, quello che è rimasto la memoria del Pianetti come una sorta di vendicatore, come questa sorta di ribelle che compie, che è stato così tanto provocato che a un certo punto ha dato, si direbbe, fuori di matto. Tant'è vero che è sopravvissuto a tal punto questa immagine del Pianetti come vendicatore, che ancora adesso, soprattutto dalle persone in realtà di una certa età all'interno della Val Brembana, minacciare di fare come Pianetti è una minaccia in qualche modo di un certo peso. E tant'è vero che è stato restituito la memoria di Simone Pianetti, anche se depurata di tutta una serie di elementi, è stata anche trasmessa all'interno di alcune canzoni. E in qualche modo ancora adesso la memoria di Simone Pianetti continua ad esserci, della sua taverna del diavolo e della sua farina del diavolo. Ringraziamo anche Davide Bernardini perché ci ha mostrato questa traiettoria esistenziale molto particolare di un anarchico italiano che appunto agiva con i fatti, proprio la propaganda col fatto come sua traiettoria esistenziale, soprattutto non solo il suo percorso americano, ma anche quello italiano. Adesso Martino Maggiugli dice che noi facciamo con Pianetti, se dico, così possiamo dare tranquillamente spazio ancora ad Alessio Lega per appunto qualche ultima canzone finale. No, quello non cambia, il cambio sarebbe per la chitarra. Avrei voluto dire sono io Simone Pianetti. Beh, visto che siamo ormai in questa situazione, cosa volete sentire? Qualcuno dei classici, beh sì, concludere, visto che eravamo nei... In questa fase c'è una... Beh, la memoria appunto, l'abbiamo rapidamente citato prima del fornaio anarchico Sante Caserio, è legata per certi versi alla canzone, in particolare a una canzone proprio di Pietro Gori. E Sante Caserio raccoglie molte di queste sollecitazioni, cioè si tratta di una persona di famiglia estremamente povera, orfana di padre dalla più tenera infanzia, lavoratore, e si trasferisce a Milano dalla Mattia Monta Visconti, e poi lavora credo al Forno delle Tre Marie, e poi insomma, siccome è molto attivo nella propaganda anarchica, la vita per lui diventa impossibile, un po' per quello, un po' per povertà, emigra nel sud della Francia e nelle zone peraltro di Montpellier e di Sète, la patria di Brassens, quella che sarà l'area del cantante Brassens. E sono zone difficili per gli italiani, non solo per gli anarchici, ma proprio per gli italiani. Proprio negli anni in cui lui si trasferisce c'è il più grave eccidio di italiani ad Egmont, cioè 7 italiani dopo un tafferuglio vengono presi e impiccati in una giaccheria della popolazione. Quindi sono anni complessi. In Francia intanto, più ancora che in Italia, c'è un'ondata di anarchici con Baragogia, resteranno celebri, Henri Mirachol, Émile Henry, Auguste Vaillant. Auguste Vaillant in particolare, che tenterà, farà un attentato che peraltro non lascerà vittime, ciò nonostante il presidente della Repubblica Sadi Carnot si rifiuta di dargli la grazia. E proprio questa notizia che fa bruciare di indignazione Sante Caserio, che non aveva ancora 21 anni, quindi non era nemmeno maggiorenne per i criteri dell'epoca, che approfittando di una visita a Lione di Sante Carnot decide di andarlo a Milano. Quindi prepara con attenzione.
azione, tutto questo suo attentato, vende tutto, si compra il pugnale appositamente. Poi la vicenda avrà delle ripercussioni, nel senso che chi gli ha venduto il pugnale, per esempio, esponeva l'armaiolo che gliel'aveva venduto, esponeva nella vetrina il pugnale. Cioè, questo è il pugnale originale, cioè dico, non l'originale, ma diciamo, è il pugnale, il tipo di pugnale, e ne vendete parecchi. Vedi che il marketing alla memoria di Sante Caselli è dedicata a questa, secondo me, meravigliosa canzone di Pietro Lori, che l'aveva conosciuto personalmente e che si sentiva anche un po' paternamente responsabile della sua figura, perché era stato uno di quelli che lo aveva estradato. Lavoratori a voi è diretto il canto di questa mia canzone che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte che per amor di voi sfido la morte. Ante Caserio ardea nella pupilla delle vendette umane la scintilla e dalla plebe che lavora e geme donasti ogni tuo affetto, ogni tua speme. E lì nello splendore della vita e non vedesti che notte infinita, la notte dei dolori e della fame compe sull'immenso mancarnate e t'avventasti tu in atto di dolore, igno di strazi altiero vendicatore, e t'avventasti tu sì buono e mite a scuotere le alme schiave ed avvilite. Tremarono i potenti alla e nuove insidie tesero il pensiero, e il popolo cui pur tutto donasti tutti comprese pur tu non piegasti, e i tuoi vent'anni una feral mattina gettasti al mondo dalla ghigliottina, al mondo villa tua grande gridando viva l'anarchia. Ma il diverrà mio bel ghigliottinato che il sangue tuo sarà purificato quando sacre saranno le vite umane e diritto d'ognuno la scienza e il pane. Dormi Caserio entro la fredda terra reurai la final guerra, la guerra santa contro gli oppressori, la pugna tra sfruttati e sfruttatori. Massi, dai, l'abbiamo vagamente citato, andiamo leggermente fuori dal tema, ma l'abbiamo vagamente citato. Abbiamo citato Georges Brassens, che diciamo è secondo me la chiave nel rapporto fra la canzone, come dire, anteguerra e la moderna canzone d'autore, soprattutto perché ha questa capacità di dare temi sociali senza più l'idea della propaganda, cioè la propaganda diventa il fatto, non so come dire, è dentro, no? C'è quella canzone, volevo fare un'altra, ma c'è una sua canzone celeberrima, anche perché è tradotta in italiano da Fabrizio De André, che si chiama Il Gorilla, che racconta una storiella anche dall'aria così un po' scanzonata da osteria, dove alla fine in realtà l'elemento che arriva è la condanna della pena di morte. Questa è proprio la sua capacità di dirti le cose, perché il giudice che viene violentato dal gorilla liberato sia in realtà uno che ha appena combinato una condanna a morte. Volevo però fare una canzone poco conosciuta,
poco conosciuta anche perché è del suo repertorio posto. Brassens morì abbastanza relativamente giovane, ad appena 60 anni, e lasciò parecchie canzoni che non fece tempo a registrare nel disco che stava preparando. Le registrò qualche anno dopo con il suo amico Gian Bertolai. C'è una che trovò straordinariamente bella e che si parla di Licert per ponere Magnis, come già aveva fatto De André. Ho provato a riadattare in italiano e la trovo veramente non solo una grande dimostrazione che il buon vecchio Georges Brassens, come dire, dalla morte è stato trovato vivo, cioè in piena forma, almeno dal punto di vista del pensiero, ma è proprio una piccola lezione di come si possa parlare di cose molto serie e in questo caso assolutamente fare una lezione di anarchia contro la delega, senza darne l'impressione, anzi con l'idea di scrivere una canzone che suona come una canzonetta di nessuna pretesa. Senza essere definibile un perfetto idiota, non sono uno scienziato, un genio, una cometa, ma sono di buon carattere, di compagnia, e ciò compensa tuttavia i bravi coglioni, come me, come te, come noi, come voi, se non stanno buoni, sarabattono, sbattono e fanno casini, non è poi grave, fra pagliuzza e trave, ma statisticamente i tre quarti dei matti sono capi di stato non malati di mente. Hanno zero denari, mostri in avare, per questo fanno il massimo danno. Se il signor Tizio fosse solo un ragioniere, ragionerebbe in ogni caso col sedere, ma è un quadro di partito e un capo gabinetto. Se fa una cazzata, salta tutto. I bravi coglioni, come me, come te, come noi, come voi, sono stati buoni, sarabattono, sbattono e fanno casini, non è poi grave, proprio che non sei grave, ma statisticamente i tre quarti dei matti sono capi di stato malati di mente, hanno zero denari, mostrino la mano, e per questo fanno il massimo danno. Se il generale Caio non avesse grado, un paio di stronzate ci avrebbero rimedio, è un capo di divisione e gioca con le bombe, se sbaglia cade un ecatombe. I bravi coglioni, come me, come te, come noi, come voi, se lo stanno buoni, sarabattono e sbattono e fanno i casini, non è poi grave, proprio non sei grave, ma statisticamente i tre quarti dei manti sono capi di stato malati di mente, allo zero denari, mostrina la madre, per questo fanno il massimo danno. Oddio del cielo, hai fatto proprio un po' casino, hai messo i ciechi alla guida del destino. Se non ci fossi stato o fossi un po' più sveglio, non ti incazzare, ma era meglio. I bravi coglioni, come me, come te, come noi, come voi, sono stato un po', sarabattono, sbattono e fanno casini, non è più grave, troppo più centrale, ma statisticamente i tre quarti dei matti sono capiti stato malati di mente, hanno zero denari, non sono di per questo fanno il massimo danno. Se qualcuno ci avesse voglia, stasera suoniamo per una piccola rassegna dedicata al nostro grande maestro Ivan Della Mea, un grande autore di canzoni milanesi, insomma suoniamo le nostre canzoni, qualcuna di quelle del vecchio Ivan, al baretto del Don Cavallo. Sono io lì a fare un concerto nell'ambito di questa rassegna, mentre domani nel circolo Arci Scigliera ci sarà un concerto di sostegno a questo circolo che è molto importante. Penso che molti di noi si siano spesso ritrovati anche a parlare e a presentare libri di questa maniera. Ringrazio voi, siete venuti ad ascoltarci, ringrazio coloro che sono intervenuti per l'Artini della mia Lega e ringrazio Martino Iniziato e Lapsus e dichiaro fare anche l'ultima battuta che sfogliando questo libro ho potuto notare.
e io purtroppo, come avete sentito, mi chiamo Alessio Lega, e chiamarsi Lega per un pugliese arrivato a Milano nel 1990 è stato onomasticamente una dura vita. Ma qualche tempo fa ero stato riscattato, visto che parlavamo di propaganda, ero stato riscattato da una telefonata del carissimo amico e storico Giuseppe Galzerano, che è presente con un suo saggio qui, che lui ha scritto delle monografie enormi sugli attentatori di Umberto I, su queste cose qui, e mi telefona e mi dice: ma senti Alessio, ma quel Paolo Lega, attentatore di Francesco Crispi nel 1890, e vante la pesca? E io non ho resistito, una volta tanto mi sono sentito, sì, finalmente no. Ma come? Lo zio Paolo? No, non è mio zio, c'è un Paolo Lega che riscatta questa camminata.